Ciao Scream Weekers, buongiorno, buonasera, io sono Vi e questo è un nuovo video. Young Royals è tornata ieri, 11 marzo, con la terza stagione su Netflix. La serie drammatica svedese è incentrata su Tal Guglielmo di Svezia, un giovane principe che si ritrova incastrato in un prestigioso collegio. Come tutti gli show per un pubblico adolescente, Young Royals non manca di teen drama, mentre Willem si adatta alla sua nuova vita e scopre che il suo status di reale è in contrasto con chi vuole veramente essere. Oltre a tutto ciò, Willem sta anche cercando di orientarsi nella sua sessualità. Ma se vi è piaciuta Young Royals, che cos'altro potreste guardare dopo? Sicuramente, non possiamo non citare Heartstopper di Netflix, uno dei più amati teen drama della piattaforma. Basato sulla popolare serie di graphic novel omonima, è incentrato su Charlie e Nick, che creano una delicata relazione che sboccia in qualcosa di romantico durante l'anno scolastico. Heartstopper e Young Royals hanno molto in comune, a cominciare dal fatto che i protagonisti delle due serie un po' si somigliano, eh? Inoltre, entrambe le serie hanno a che fare con coppie in cui una delle due parti ha fatto coming out mentre l'altra sta ancora cercando di capire la propria sessualità. In più, entrambe le coppie di protagonisti frequentano scuole dove l'essere queer non è totalmente accettato dal corpo studentesco. Love, Victor è sicuramente uno dei teen drama invece più popolari di Disney Plus e meritatamente. La serie è ambientata nello stesso universo di Love, Simon, Tuo Simon e segue il personaggio di Victor Salazar mentre si adatta alla sua nuova vita alla Creekwood High School e a tutto ciò che ha da offrire. Potrebbe non esserci una famiglia di reali alla Creekwood High School, ma Love Victor e Young Royals hanno molto più in comune di quanto possa sembrare. Per cominciare, entrambi i protagonisti stanno esplorando la loro sessualità e gli effetti negativi che le nuove storie d'amore potrebbero avere sui loro genitori, ed entrambi gli show raccontano il conforto che si può trovare anche nelle relazioni amicali tra compagni di scuola. Skins. Skins è una serie drammatica britannica andata in onda per 7 stagioni e ha avuto un grande successo, diventando un piccolo cult tra il pubblico adolescente. La serie era unica in quanto il cast cambiava ogni 2 anni per adattarsi al percorso scolastico che i personaggi stavano seguendo nello show. Diversi membri del cast di Skins, se non lo sapete, sono successivamente diventati grandi star, come ad esempio Daniel Kaluuya, Nicholas Hoult e Dev Patel. Lo show forse potrebbe essere paragonato meglio a Degrassi The Next Generation, ma ha anche molto in comune con Young Royals. Sebbene nessun reale svedese frequentasse la scuola di Bristol, nel sud-ovest dell'Inghilterra, c'erano comunque toni drammatici simili a quelli di Young Royals. E infine High School Musical, The Musical, la serie. Ispirata all'amata saga di film High School Musical, la versione della serie è incentrata su un gruppo di studenti di recitazione della East High che stanno mettendo in scena la loro prima produzione in assoluto di High School Musical. La stagione più recente ha seguito un gruppo selezionato di studenti che hanno frequentato un campo estivo musicale dove hanno messo in scena la prima produzione studentesca di Frozen. Sebbene ci sia sicuramente più musica che in Young Royals, i due show hanno alcune somiglianze con i personaggi in un campo estivo nella terza stagione, entrambe le serie esplorano com'è vivere con i propri coetanei ed entrambi gli show presentano anche coppie dello stesso sesso che cercano di capire chi sono e cosa vogliono l'uno dall'altro. E a voi? Poi vengono in mente anche altre serie che potremmo guardare dopo Young Royals? Un po' sulla stessa linea, un po' sullo stesso stile? Avete visto la terza stagione? Vi è piaciuta? Fatecelo come sempre sapere in un commento qui sotto. Iscrivetevi ai social al canale di Scream Week se ancora non l'avete fatto e per altri contenuti di cinema e serie venite a trovarmi sul mio canale Violetta Rocks. Ai prossimi appuntamenti, ciao!